ti conceda di imitarlo con santità di vita, perché possiate contemplarlo faccia a faccia nella beatitudine eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Alla mensa di Gesù siedono tutti coloro che sono suoi amici e che si sentono fratelli con tutti gli invitati. Consapevoli che tante volte abbiamo rotto questa amicizia, prima di celebrare questa Eucaristia chiediamo perdono al Signore. Per tutte le volte che non siamo stati attenti alla tua parola. Il tuo comandamento dell'amore e non sappiamo perdonare ed essere generosi. Padre clementissimo, che hai voluto far partecipare del mistero dell'umana salvezza la madre del figlio tuo, presente ai piedi della croce, concedi benigno a noi per sua intercessione di celebrare con fede sempre più viva il memoriale di sì grande mistero per Cristo tuo figlio e nostro Signore. Amen. Seduti per ascoltare ora con attenzione la parola del Signore. Riempite d'acqua le anfore e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto.
ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto mettono quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Prima della messa qualche ragazzo diceva di essere un po' agitato e qualche genitore anche lui diceva: ma ne ho anche il diritto di esserlo, perché l'Eucaristia di prima comunione è un sacramento importante. Ma io mi domando che cosa rimarrà di questo giorno, già a partire da stasera, fra una settimana, fra un anno, fra 10 anni. Qualcuno si ricorda del giorno della sua prima comunione, dell'Eucaristia di prima comunione, anche dopo moltissimi anni? Qualcuno, siete voi che realizzate il sacramento, ma siete voi che lo valorizzate. Cosa è rimasto, mi domando ancora, dei vostri amici che l'anno scorso hanno ricevuto l'Eucaristia nella messa di prima comunione? Perché faticano a coltivare questo dono. Negli adulti, dove il dono non sempre è percepito nella sua grandezza. Annunciare il tuo Vangelo, preghiamo. Resta con noi, Signore. Costruire un mondo più giusto e fraterno è un impegno per tutti. Aiutaci, Signore, ad amarci gli uni gli altri, come tu ci hai amato, perché tutti gli uomini possano vivere in pace. Preghiamo. Non possiamo dimenticare, Signore, in questo giorno di gioia, tutte le persone che soffrono, che sono sole e dimenticate, e in modo particolare i bambini vittime della violenza e della guerra. Preghiamo. Trasforma tutto in amore sempre più grande. Con i grappoli di uva ti offriamo, Signore, la fatica della scuola e dello studio, i gesti di amicizia, la gioia di stare insieme. Rendici capaci di vivere tra noi come veri fratelli. Thank you.
mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo questo calice, annunziamo la tua morte, Signore, nell'attesa della fede.